Esatto. Si sono stretti in un abbraccio commosso padre Graziano e padre Silvano, i due frati congolesi che si trovavano a Caraffello il 1 maggio 2014, giorno della scomparsa di Guerrina Piscaglia. Padre Silvano è arrivato dalla Francia d'Arezzo per deporre in aula, convocato dal PM Marco Dioni. Una presenza incerta fino alla fine, ma invece il frate si è presentato di prima mattina al Tribunale di Arezzo e si è concessa ai giornalisti poco prima dell'inizio dell'udienza del processo a carico di padre Graziano, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia. Con un filo di voce quasi intimidito dai riflettori, ha risposto alle domande su quel 1° maggio e su Guerrina Piscaglia. Ha detto: penso che padre Graziano sia innocente, sono tornato per testimoniare dalla Francia e per dire la verità. Riferendosi al 1° maggio, ha affermato di non aver mai visto la donna, né tantomeno il suo cellulare. Ha poi aggiunto di conoscere Guerrina e la famiglia, frequentavano la parrocchia come tante altre persone del paese. Ha poi detto che il suo trasferimento da Arezzo non è legato in alcun modo alla scomparsa di Guerrina. Ed infine alla domanda: pensa che sia ancora viva? Ha risposto: non lo so. Ha preso poi il via all'udienza. Il religioso è stato incalzato dal PM Marco Dioni. Ha affermato di non aver mai notato nulla di particolare tra la casalinga e padre Graziano, solamente un rapporto di amicizia. Ha poi ricostruito quel 1° maggio, ha detto di aver pranzato con i confratelli e di essere andato a dormire prima di andare a celebrare una messa in un paese vicino a Caraffello, ma di non aver mai visto Guerrina quel giorno. Ha poi aggiunto di aver parlato con un confratello della donna in riferimento ad una questione relativa ad una confessione. Ha poi risposto alle domande del PM riguardanti alcune conversazioni su Skype con un profilo denominato Glory to God, che lo avrebbe minacciato di diffondere un video hard se non l'avesse pagato. Ad inizio udienza ha parlato anche padre Graziano, rilasciando una dichiarazione spontanea nella quale afferma sostanzialmente di non aver mai dato il suo consenso alla consultazione della rubrica del suo cellulare da parte dei carabinieri. La scorsa udienza la Corte ha respinto un'eccezione sollevata da me in relazione all'acquisizione della rubrica del telefono di padre Graziano durante le indagini preliminari, sostenendo che padre Graziano avesse dato l'autorizzazione al maresciallo Surico di consultare questa rubrica. Proprio per questa ragione lui ha ritenuto di dover fare questa spontanea dichiarazione, affermando di non aver mai dato l'autorizzazione, come si evince peraltro dal verbale di quella escussione, dove, per quanto riguarda il numero di TADES, lui ha dato l'autorizzazione alla consultazione. Per quanto riguarda invece la rubrica, non aveva dato questa autorizzazione. È stato poi il turno del maresciallo Tommaso Surico, che ha seguito le indagini sin dall'inizio, sotto la lente di ingrandimento, i tabulati e le celle telefoniche. C'è ancora attesa inoltre per la decisione della Corte d'Assise sull'istanza presentata dalla difesa del religioso, che ha richiesto la libertà per padre Graziano. Una decisione che potrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana.